Ben ritrovati, secondo giorno di 3D Los Angeles. Parleremo ovviamente degli appuntamenti che abbiamo visto soprattutto ieri, giochi provati in anteprima a porte chiuse che avete scelto voi. Seguiremo l'ordine scelto da voi, che prevede The Witcher 3, che ha vinto a man bassa 23%, poi Assassin's Creed, Bloodborne, Zelda e compagnia. Quindi cercheremo di parlare degli argomenti che vi interessano di più. Con me ci sono Andrea Palmisano, ciao, ciao. Andrew, che ci parlerà in particolare di Nintendo, ma comunque dirà la sua su tutto, su tutti i giochi, qualsiasi cosa. E Pierpaolo Greco, che seguirà anche la chat, la nostra chat su Twitch e l'account Twitter @multiplayerit con hashtag super diretta. Mi raccomando, come sempre, fate like sul canale Twitch, così aumentano i cuoricini, vi arrivano le notifiche ogni volta che facciamo un live, che in realtà in questo periodo è sempre e comunque, che lasciamo sempre una telecamera. Addirittura c'erano quasi 200 persone prima, a guardarci, a fare stalker di quello che facevamo durante le ore di lavoro e quant'altro. Allora, Pierpaolo, partiamo subito da The Witcher 3, okay. È stato il titolo che hanno richiesto di più nel sondaggio, quindi cosa ci dici? Cosa hai visto? Cosa hai fatto? Allora, com'è? Confermo la presentazione di tre quarti d'ora di gameplay puro, proprio stavolta sono state di parola, non hanno fatto i soliti 10-15 minuti iniziali per chi è Geralt, che cos'è The Witcher e tutto il resto, e solitamente fanno sempre all'inizio di ogni presentazione. 45 minuti di gameplay. Allora, la presentazione si apriva con Geralt a cavallo nei campi di la città libera di, adesso non mi ricordo il nome naturalmente in questo preciso istante, vabbè, vediamo se lo riesco a ritrovare, Norgravia, adesso non ricordo, comunque uno praticamente dei castelli principali della regione principale appunto in cui è ambientato The Witcher 3, che sarà a quanto pare suddiviso appunto in regioni. Non è ancora ben chiaro il meccanismo, come mappa enorme, gigantesca, che solamente per raggiungere questi due punti piuttosto lontani all'interno della singola regione ci volevano 15 minuti a cavallo, oppure fast travel, che è compreso con le location già conosciute. Si arriva in questa fase di free roaming. Allora, per me è una cosa incredibile, tecnicamente stupefacente. Girava su PC? Girava su PC. Praticamente aveva un orizzonte visivo sterminato, c'era questa passeggiata praticamente sulla zona esterna dal castello, che faceva anche molto Game of Thrones, quindi con tutti questi campi coltivati, queste fattorie, tutto quanto subito fuori dal castello. Quindi Geralt entrava nel castello e partiva, cambiava completamente ovviamente l'ambientazione, pieno di queste piccole casette, baracche, mercatini, c'era la zona portuale con tutte le barche che attraccavano, entravano, uscivano. Un colpo d'occhio secondo me incredibile, io continuo a rimanere convinto che tecnicamente è la cosa più alta. Andava fluido? Fluidissimo, aveva un po' di problema di tearing, si vede ogni tanto, però era di una fluidità sconcertante. L'hardware su cui giocava non si sa ovviamente nulla, come sempre nulla. Così via. Tecnicamente era stupefacente. Qualche proprio caratteristica nuova che ti è venuta in mente, nel senso il combattimento si è visto? Allora, esatto, sì, dopo questa passeggiata è iniziata questa fase centrale focalizzata su questa lunga linea di quest che si concludeva facendoci trovare questa ragazza dai capelli bianchi come Geralt, che sarà un personaggio cruciale di tutta questo terzo capitolo, si vede anche nel trailer che fugge. C'era questa fase centrale, devo dire la verità, un po' noiosa, perché ovviamente stai lì seduto mezz'ora al buio con tanti dialoghi, cioè un pochettino diciamo si fatica, esatto. Però hanno messo in evidenza, ecco, una delle caratteristiche principali, hanno lavorato tantissimo sulle animazioni dei personaggi e dei volti durante i dialoghi. Quindi c'è tantissimo roba, lavoro cinematografico di regia, per cui questi continui cambiamenti di campi, riprese, loro che si muovono continuamente, tutti i personaggi con cui dialogate cambiano continuamente posture, braccia incrociate, parlano, si muovono. Veramente fatto molto molto bene. E poi ovviamente una grande fetta dedicata al discorso del combattimento. Allora, il combattimento diciamo subito che non è una rivoluzione, non è God of War, non è Kingdoms of Amalur, non è Dark Souls, rimane il combattimento di The Witcher 2. Con tutta una serie di modifiche, nel senso che loro hanno accelerato tantissimo gli attacchi e i colpi e le schivate. Per cui quello che succede è che adesso diventa veramente come è raccontato nel romanzo, cioè che Geralt è quasi un ballerino. Quindi vi muovete con una velocità costante all'interno del campo. Vi muovete, cioè loro si muovevano a una velocità costante sul campo di battaglia, continuamente a cercare di aggirare il nemico, a schivarlo e ad affondare molto velocemente. Le animazioni erano molto più veloci, quindi niente più animazioni con questi colpi che non entrano, che non si capiscono, troppo lunghe. Diciamo che il risultato era sicuramente più piacevole, più interessante. Tra l'altro è fighissimo perché ha sempre le finish, mutilano sempre il nemico, cioè l'ultimo colpo tagli sempre teste, gambe, braccia e tutto quanto, quindi è anche molto molto violento.
Però è ovvio che il combattimento rimane su quello stile, okay. Non è appunto Kingdoms of Amalur o qualche cosa da super combo e così via, no, rimane quello lì. Il personaggio è sembrato però più reattivo, meno, più reattivo, meno imballato, sì, rispetto a più quello reattivo Witcher 2. E soprattutto meno succube dei colpi dell'avversario con quegli stun lock, quelle animazioni che entravano in loop, che ci sono ancora, ragazzi, perché si notano ancora un pochino, però molto più stemperate rispetto all'altro. Tra l'altro funziona benissimo l'uso dei segni, hanno accelerato tantissimo l'uso dei segni, accelerando tantissimo la ricarica. Anche una cosa un po' esatto, lenta. Per cui è proprio un combattimento, sparare, fendenti, segno, quindi è molto più comunque action. È dinamico. Più dinamico, esattamente, i segni appunto si ricaricano, abbiamo visto sono sempre i soliti 5 rivisitati un pochettino, ma sempre i soliti 5 segni, con solamente, sembra per quello del fuoco, la doppia modalità di uso, sia come raggio di fuoco, sia come fiamma, tipo lancia fiamme di fuoco praticamente. E quindi il combattimento insomma è stato un po' ritoccato, poi tantissima roba mista, cioè l'inventario un po' ripensato, la meditazione ripensata, insomma ce n'era tanta di roba che hanno visto. Particolarità di questa conferenza, possiamo dire, non c'era figa nella conferenza. Di solito quando fanno le presentazioni c'è sempre una sesso o qualcuna nuda. C'era, è stato carino perché ovviamente gran parte della quest si basava su questo arazzo con tre donne bellissime disegnate sopra, mezze nude. Vi aspettavate qualcosa? Sì, perché praticamente tutta la quest era sul fatto che la dovevi evocare queste tre lady. Alla fine della quest le evochi, ma in verità sono tipo tre demoni, cioè sono tutte distrutte. Faceva ridere perché tutta la gente ovviamente si è messa a ridere. Personaggi fatti benissimo, c'era questo ragazzino con questi occhi giganti, una specie di mezzo demone con cui dialoghi, che perde la voce, eccetera, eccetera. Cioè, colpo d'occhio tecnicamente, secondo me è proprio. Quindi comunque ti è piaciuto, sì, tanto. Sì, allora, sì. Ripeti la data d'uscita per chi non lo allora, sa. Allora, mi sembra 24 febbraio. Okay. Multipiattaforma, PS4, Xbox, sì, One, solo PC. Next Gen, esattamente. Next Gen, lo rivedremo sicuramente altre volte. Assolutamente a Colonia, probabilmente giocabile. Poi ci sarà qualcosa forse entro fine anno, sì, una demo. Comunque. Cioè, beh, comunque è bello. Ti è piaciuto tanto. Sì, loro hanno riconfermato che questo video, come per la presentazione dell'anno scorso, non verrà mai rilasciato. Cioè, soltanto per la stampa, appunto. Loro non lo ridistribuiranno nuovamente. Staremo a vedere. Comunque, top, assolutamente. Altra cosa, dico al volo, aggiungo. Come sempre capita, allora, questo terzo è super collegato al 2. Cioè viene proprio dopo, chi ha giocato il 2 lo sa come finiva, finisce un super cliffhanger e questo riprende da lì. Loro hanno ridetto anche questa volta che probabilmente faranno qualche cosa per chi non ha giocato il secondo, probabilmente un prologo come capitava con il secondo. Okay. Quindi direi che va incontro, suppongo, anche a chi non ha giocato il secondo, anche perché cambia pure la generazione, quindi penso che siano abbastanza furbi da fare una cosa del genere. Certo è che ovviamente è un titolo che andrebbe giocato tutto perché è un lungo arco narrativo, però diciamo che vabbè, si riesce, esatto, anche a entrare direttamente in corso, soprattutto gli utenti PlayStation che non l'hanno mai giocato, esattamente, quindi... bellissimo. Allora, nel frattempo, magari se vuoi raccogliere qualche domanda, io chiedo ad Andrea a questo punto, saltiamo di palo in frasca, un altro big title che in realtà si è visto poco, però comunque ha subito citato tutti quanti. Eravamo tutti quanti senza pantaloni a un certo, sì, punto, certo, mentre guardavamo l'annuncio Zelda. Anche se esatto, pur non sapendo di cosa parlavi, però eravamo nudi comunque perché c'è questo filmato, in grafica si dice in game, ovviamente precalcolata. È stato confermato che si tratta del motore grafico, quindi già si vede che è un bel motore grafico. È un bel motore grafico, è ovvio che non vuol dire che l'obiettivo grafico del gioco sarà così, perché le sequenze precalcolate sono sempre prive di tutto il gioco praticamente, quindi il motore grafico può esprimersi al massimo della potenza, però è un'indicazione di dove vogliono andare a parlare, di cosa ci possiamo aspettare grosso modo. Allora facciamo un po' di speculazioni, questo possiamo fare solamente, si è parlato appunto di un open world, secondo te un open world inteso alla RPG occidentale dove ci sono queste linee secondarie, si va ovunque sempre e comunque, alla maniera di Nintendo, non sappiamo quale possa essere visto che praticamente non l'ha mai fatti, secondo te come potrebbe essere l'impostazione di gioco? Diciamo che già il fatto che Onuma abbia espresso il suo apprezzamento verso i titoli della serie Elder Scrolls già fa capire che lui pensa in grande, pensa ad un mondo che sia quanto più libero possibile, comunque che dia una maggiore libertà al giocatore rispetto a quello che ci ha fatto conoscere fino adesso la serie Zelda, che comunque si è basata su un canevaccio, su delle situazioni e su dei limiti, delle costrizioni che sono ripetute, che hanno portato avanti la serie praticamente più o meno da sempre, soprattutto da Ocarina of Time in poi, per quanto riguarda i titoli in 3D fondamentalmente. Già il fatto che
L'ultimo capitolo per 3DS, che mi sfugge sempre il nome, ma magari A Link parlo, Between Two Link Worlds, between Worlds, bravo, sì, scusami. Mi dimentico sempre, ho questo problema con i titoli. Già quello offriva delle variazioni abbastanza concrete nella formula classica, quindi c'è chiaramente da parte di Nintendo c'è una volontà di andare a modificare le carte in tavola per una serie che, pur essendo popolarissima, una delle più popolari, più apprezzate, eccetera, anche all'interno della stessa utenza affezionata iniziavano a sentirsi, a sentire un po' il peso degli anni, il peso appunto di una formula che non veniva molto rinnovata da parecchio tempo. Senti, e invece lo stile grafico, a te innanzitutto è piaciuto Wind Waker? Sì, in generale, molto, certo. No? Come stile. Questo sembra riprendere alcuni elementi di Wind Waker, metterne altri, c'è anche forse un pizzico di tecnologia, sembra, dal trailer. Sì. Come lo vedi questo stile? Beh, mi sembra che puntino verso uno stile, tra virgolette, realistico, ma non ai livelli della famosa tech demo che è stata presa come punto di riferimento spesso e volentieri per l'obiettivo tecnico della serie. Qua comunque c'è una vena fantasy molto, molto definita, anche una luminosità delle scene, almeno per quello che sono state mostrate, una luminosità, un uso dei colori che va in una direzione diversa a quella appunto della famosa tech demo. C'è uno sviluppo più arioso, più colorato, lo ripeto, delle ambientazioni, che probabilmente sarà quello scelto alla fine. Quello che è importante da dire è che Nintendo ha sempre avuto il coraggio di sperimentare, già senza andare a toccare Wind Waker, che era stata la sperimentazione massima e anche quella all'inizio più criticata e poi in realtà rivalutata parecchio. È uscito anche su Wii U, esatto, in HD. Comunque non ha mai avuto paura di toccare, diciamo, gli elementi estetici e di riplasmarli e riconfezionarli, quindi penso che ci si possa... Sei fiducioso. Sì, allora, sì, secondo te, periodo d'uscita, anno prossimo, inizio, fine anno, e quando potremo vederlo? Allora, già alla Gamescom? No, alla Gamescom penso che... Attacchiamo a sto tram. Assolutamente no. Il problema, tra virgolette, di Nintendo è che non fa gli eventi durante l'anno, quindi non è come buona parte, la maggior parte delle altre software house, che magari... attraverso gli appuntamenti dedicati alla stampa permettono di vedere i giochi in corso di sviluppo. Nintendo solitamente è legata agli appuntamenti grandi, ovvero nello specifico praticamente quasi solo le tre, perché alla Gamescom è più legato al pubblico, mentre a Tokyo Game Show sono anni che non c'è andata quasi, anzi non c'è mai non data c'è. E di conseguenza io penso che prima di un anno ci possiamo mettere il cuore in pace tranquillamente. Per la data di uscita è stato dato un obiettivo 2015, secondo me se al 2014, alle 3 2014 non mostri veramente niente... Pure secondo me è impossibile. Può darsi che già pure pensare secondo al 2016. Me. Inizio già a avere i miei seri dubbi, francamente, anche perché comunque titoli di questa portata hanno bisogno del loro tempo. Tanto più questo, no? Che sarà open world. Sicuramente la dirigenza Nintendo non metterà fretta ad Onuma, sia perché Onuma è un personaggio di rilievo, quindi può prendere delle decisioni senza dover rendere conto particolarmente ai vertici, sia perché quando si mette in forno un nuovo Zelda, il tempo che ci vuole. Fermati, mi piace questa massima. Non è opportuno. Non è opportuno. Mettere spingere sull'acceleratore se il prodotto non è perfettamente come nell'intenzione. C'è grande attesa, poi hype, quindi ovviamente il titolo deve essere di una certa caratura, quindi sicuramente non andranno di fretta. L'attesa l'abbiamo vista, il feedback l'abbiamo visto, esatto. Noi stessi in un articolo, nell'articolo che ha potuto scrivere l'ottimo Bacchetta Alessandro, che ringrazio, è stato molto molto commentato, quindi l'interesse rimane una delle serie più importanti in assoluto per Nintendo e più in generale una delle più amate e apprezzate dall'intero pubblico di videogiocatori. Esatto, poi non a caso è stato votato come quarto titolo di fronte poi ai brand super commerciali che hanno scelto. Quindi comunque brand commerciali che hanno dei contenuti attuali, concreti. Esatto, concreti, attuali, che escono più spesso, come Assassin's Creed. O di cui si può parlare di cose concrete, qua si parla di 30 secondi di esatto. Trailer. E comunque c'è stata una grande citazione. Allora, per Paolo, tralasciando le domande su Assassin's Creed e Bloodborne, perché tanto ci arriviamo a descriverli, allora, le altre? Io tengo
sono ovviamente rimango sui titoli di cui sì, abbiamo però parlato. Andiamo anche liberi, ovviamente. Allora, tendenzialmente di Zelda c'è tutti super entusiasti. C'è una domanda, l'unica domanda veramente ricorrente, in cui chiedono se il protagonista è Link, se è veramente Link il protagonista, anzi, semplicemente. Il protagonista del trailer, se è Link o no? Aonuma ha tenuto a specificare a domanda precisa, ha risposto: io non ho mai detto che sia Link nel trailer, quindi già una cosa del tutti genere. Tutti dicono questa cosa qui. Già una cosa del genere fa presupporre che non sia Link. Ecco, questo è interessante. Diciamo che su Zelda cioè il consenso è super unanime, si è visto talmente poco che non ha generato neanche un grado di approfondimento, perché veramente dovresti chiedere tutto quanto. C'erano un bordello di domande su The Witcher molto basilari. C'è qualcuna interessante. Super rapidamente posso dire che non hanno detto nulla di collectors, eccetera, eccetera. Quindi che cosa ci sarà dentro, che non ci sarà, se ci saranno i primi due capitoli e tutto quanto. Ma io dubito che rifacciano i primi due capitoli per PS4 e Xbox One. Mi sembra difficile, sarebbe eccezionale una cosa del genere, ma dubito fortemente. E tantissimi chiedono extra The Witcher di Bethesda. Che cosa ha portato di nuovo? Sottolineiamo e confermiamo: non c'è Fallout, non c'è The Elder Scrolls e non c'è neanche Dishonored 2. Quindi, dopo quel famoso leak ci scomso, sono The Evil Within, che abbiamo visto 50.000 volte, e Battlecry, che abbiamo visto adesso per la prima volta. Molti esempi di The Witcher chiedevano questioni di aliasing e tutto il resto. Ragazzi, là sul maxi schermo a 10 metri era perfetto. Poi, ovviamente, se lo vedi così con un monitor 4K, vedi oppure direttamente. Se sei costretto a togliere l'aliasing, esatto. Così sembrava assolutamente perfetto, non ci si poteva dire nulla. Okay, fondamentalmente allora. È questo, perché sono un sacco di domande ma super specifiche su The Witcher che possiamo tranquillamente evitare. Va bene, allora parlo adesso io, così ci alterniamo, di Bloodborne, che diciamo che è uscito dal nulla, tra virgolette, nel senso nuova IP annunciata, un nuovo titolo che in realtà era Project Beast, quindi in tanti si aspettavano una sorta di seguito di Demon's Souls, e subito è diventato, anche alla luce dei nostri accessi, dei commenti in giro, uno dei titoli più attesi per PlayStation 4. Questo perché il titolo è sviluppato dai From Software, quindi quelli di Demon's Souls e Dark Souls, ma prodotto da Sony e con lo studio Japan, che quindi dà supporto a livello tecnologico, quindi un po' ancora di più di quanto è successo con Demon's Souls, che semplicemente era stato pubblicato da Sony in Giappone e in Europa, mi pare, tipo da Atlus in America, una roba del genere. Quindi niente, Sony ha ricapito che comunque è un brand molto interessante, che From Software fa dei titoli che diventano sempre più apprezzati, perché comunque hanno venduto, secondo me 2-3 milioni hanno venduti i Dark Souls, e che tranne a Pierpaolo piacciono poco di meno. No, è un genere che è un genere, sì, a me non fa impazzire, probabilmente sono un po' limitato quel punto di vista. A me non fa impazzire la meccanica della gestione del colpo, cioè questo fatto che vai lì, devi fare 3-4 colpi, poi devi stare fermo, aspettare che ti ricarica la stamina. No, come nella vita reale, Grego. Esatto. Cominciamo a picchiarci, vediamo se dopo se ce la fai a resistere. Quella cosa lì, e soprattutto a me quello che veramente dà fastidio, ma non so se è una cosa di Lords of the Fallen, anche di Dark Souls, è il fatto che quando ti colpiscono, ti partono quelle animazioni lunghissime di cadute. È stato migliorato anche con Dark Souls 2. Ovviamente, mi ricordo i primissimi FIFA, esatto, quando ti partiva l'animazione. Ovviamente se ti sei a stamina zero e vieni colpito, fai più fatica a riprenderti, però è una cosa che è stata molto mitigata. Of the Fallen preponderante quella cosa. Demon's Souls era fortissima. Comunque, dicevamo, ci stava Miyazaki, non mi ricordo esattamente, che è il director, è diventato anche presidente From Software, quindi è diventato il Pelé di From Software, che ha subito tenuto a precisare che in realtà il gioco non è un seguito di Demon's Souls, proprio un'altra roba, nel senso protagonista, ambientazione, storia e anche proprio stile artistico, che è molto più cupo, davvero è iper cupo rispetto agli altri. Il protagonista principale, che l'avete visto anche negli artwork e nel filmato, è questo personaggio che ha a disposizione dalla mano sinistra un'arma da fuoco, un fucile, e l'arma destra una sorta di falce che si allunga, si trasforma a seconda dei colpi che vengono elargiti agli avversari. Quindi mi è sembrato essere, come tipo di approccio al combattimento, più dinamico rispetto a Dark Souls, perché Dark Souls è tanto passivo, nel senso parata e a fondo, oppure schivata a fondo, magari quando c'erano tanti nemici ve li tiravate indietro per essere attaccati. Qui invece lui è più cattivo, anche se poi in realtà ugualmente i nemici sono più cattivi, e quindi certo, hanno fatto affettine miliardi di volte. Lui aveva attivo il God Mode, lo sviluppatore, quindi non moriva mai, ma veniva picchiato spesso e volentieri. E il blood del titolo sta nella storia, che purtroppo non c'è stata detta, ma sta anche nel proprio fisicamente, esteticamente, perché ogni volta che tira un fendente proprio cola sangue a fiumi, e anche il personaggio diventa sempre più rosso di sangue perché viene colpito oppure subisce, attacca l'avversario. E il titolo, quello che si nota, ovviamente il feeling in realtà è
quello di Demon Souls, perché loro fanno quel tipo di giochi, ma quello che ci ha tenuto a dire Miyazaki è che sarà tutto sul livello superiore, perché hanno maturato esperienza con i tre precedenti capitoli, hanno raccolto i feedback dei giocatori, vogliono aspirare di più, anche perché adesso c'è il supporto di Sony dal punto di vista economico. E infatti quando ho visto il gioco, la demo, c'è stata una demo di quasi mezz'ora giocata dai sviluppatori in tempo reale, la grafica è dalla sera alla mattina rispetto a Dark Souls 2, lo sto giocando proprio sul PC in questi giorni e c'è un abisso di differenza, nonostante il fatto che l'ambientazione è cupa, è sempre oscura. In realtà hanno sfruttato la luna, le fiamme, le pozzanghere d'acqua per rendere il tutto iper definito, bello, le texture, i riflessi e quant'altro. L'impatto è altra roba, anche la profondità visiva, la città si dovrebbe chiamare Yarna e dovrebbe essere di ispirazione est europeo di fine 1800, quindi il XIX secolo, e ci sono tutte queste cattedrali enormi che si vedono in lontananza, la nebbia, tutte definite non blerrate come Dark Souls 2, quindi sì, l'impatto grafico è eccezionale. Il gioco per il resto sembra simile, nel senso che ci sono grandissime esplorazioni, si attivano le shortcut, le scorciatoie attivando ingranaggi. Durante la demo ci sono state bella varietà di nemici, tra quelli umani e mutati, ma anche uccelloni giganti, licantropi, cioè un sacco di animali differenti. Ci sono le bestie qui praticamente che in Dark Souls praticamente non esistono, sono tutte persone umane, cavalieri e quant'altro. E poi è arrivato il mitico, il boss finale, che era una sorta di licantropo enorme con gli aculei sulla schiena, che era iper veloce, secondo me era impossibile da abbattere, cioè questo sarà stato colpito 500 volte. E quindi là mi è sembrato essere più dinamico il combattimento, perché appunto si poteva magari infilzare il nemico e sparargli con l'arma da fuoco, oppure utilizzare la trasformazione dell'arma per attaccare, quindi c'è più varietà, nonostante ci saranno anche più armi che saranno trasformabili di volta in volta. Quindi assolutamente iper positivo, nel senso, ovviamente è parte dalle basi di Dark Souls e Demon Souls, mi sembra essere un titolo che diventa tripla A in tutto, anche a livello estetico, a livello di storia. Loro dicono che comunque sarà una storia molto più complessa, molto più interessante, staremo a vedere. Alla Gamescom ci sarà già un'altra demo, hanno detto. Forse addirittura lo giochiamo già alla Gamescom, quindi siamo un pezzo avanti, il gioco esce nel 2015. C'è qualche domanda specifica allora, sul gioco? Su Bloodborne no, però ci sono molti chiedono di The Order, perché dice che ci sono stati moltissimi pareri contrastanti online, hanno anche citato un po' di testate che hanno detto bellissimo tecnicamente, il gameplay di una noia mortale. Allora, l'ho giocato. Tu che l'hai giocato, se volevi aggiungere qualcosa in proposito. Allora, la demo è quella che si è vista su Twitch di 3 minuti qualche settimana fa, e la demo è quella lì, nel senso dura 7 minuti, 8 minuti, che ci giocate un attimino voi nelle parti di gameplay. Chiudo subito la parte tecnica, assolutamente è super bello tecnicamente, proprio anche l'utilizzo artistico, la definizione dei personaggi proprio sui vestiti, le armi, le texture sono pompatissime, il feeling cinematografico, la visuale e quant'altro. Il gameplay è, comincia la scena, c'è una sparatoria che avete visto anche voi nella demo, sembra essere uno shooter in terza persona, c'è la copertura con cerchio X, si muove con gli analogici. L'unica differenza è che ci sono queste due armi, con una si spara una sorta di coltre di fumo che assale l'avversario, che viene intossicato, e a quel punto utilizzate l'altra arma con R1 e date fuoco a questa coltre di fumo e il nemico muore, quindi lascia presagire che forse le armi avranno un ruolo importante, perché sono una sorta di steampunk e compagnia. Dopodiché sono uscito fuori, ho ucciso altri due, c'è stata la cutscene, sono entrato dentro, due dialoghi, un'altra cutscene, ho aperto il barco, altri due sparatori ed è finita lì la demo. Quindi che vi devo dire? Cioè, definita noiosa e difficile. Cioè noiosa, assolutamente generica, nel senso è uno shooter in terza persona. Adesso bisogna vedere quando lo giocherai, 10 ore, quante sono le parti belle, certo, se è divertente, certo, le collisioni, sicuramente quello che salta all'occhio è il comparto tecnico. Sicuramente posso dire che il gameplay non mi ha eccitato, quindi non vediamo, però è veramente troppo presto. Loro sono ancora restia a mostrare tanta roba del gioco, esce a febbraio, il 20 febbraio, c'è tempo ma non tanto. Poi chiedevano molti, Gran Turismo non esiste, il 7 naturalmente, non c'è nulla, non PES non se ne può parlare fino al 25 giugno, PES l'ho visto, l'ho giocato su PS4 a 1080p 60 frame al secondo, basta, 25 giugno. Ok. Allora, parlami invece tu, d'amor, di Assassin's Creed. Ah, giusto, vero. Assassin's Creed è stato il secondo titolo più votato dai nostri utenti, quindi che cosa hai visto, a parte la conferenza di Microsoft? A parte le tue conferenze ho visto praticamente la stessa demo giocata nella conferenza, quella di Ubisoft, quindi quella
più single player, possiamo dire, di lui che cerca di evitare la decapitazione del tipo e poi va in giro per le viuzze. Fondamentalmente la demo era giocata davanti ai nostri occhi, avevamo il programmatore di fianco, anzi il produttore, il producer di fianco, Amanzio, proprio ce l'ha fatta, e Anzio di Anzio. Amanzio, non di Anzio, e, disponibilissimo tra l'altro. E, allora la rigiocata, io ho chiesto di approfondire moltissimo due o tre aspetti che mi interessavano più da vicino. Primo il concetto di queste missioni, come dicono loro, questo fatto di questo free roaming, vero free roaming, dove è pieno di missioni girovagando. Allora, da un lato ci sono quelle contestuali che già si erano viste, quindi insegui il ladro che passa lì per sbaglio, fai fuori le guardie che stanno combattendo in quel momento. Poi ci sono le classiche missioni secondarie, ma prima grande modifica rispetto al passato, c'è un vero e proprio quest log in stile RPG, cioè voi potete prendere un qualsiasi numero di missioni secondarie. Lui ha detto che in realtà c'è un limite, ma è molto grande, probabilmente 20-30 missioni, e svolgerle poi in qualsiasi ordine vi pare, che siano secondarie, che siano primarie e così via. Quindi prende più un connotato veramente da free roaming, che aveva quel problema Assassin's Creed, quando prendi la missione dovevi per forza fare quella, altrimenti si interrompeva il ricordo addirittura. Invece adesso è molto più fatto tutti insieme. Non male. No, assolutamente. E poi la grandissima modifica riguarda, hanno ripensato da zero completamente la meccanica che gestisce i movimenti del personaggio. Adesso praticamente, a parte questo lavoro incredibile con animazioni, il tasto B, quello che serviva per scendere, l'hanno ripensato completamente. Siccome avevo notato che si era persa tantissima la verticalità del gioco, soprattutto perché il gioco ti stimola a salire ma non a scendere, cioè dicono quando tu devi scendere solitamente saltavi e cadevi per terra o ti dovevi lasciare per fare la classica caduta in verticale. Invece hanno fatto così, come salendo tenendo premuto il tasto A, scendendo tenendo premuto il tasto B, insomma si va incontro a un movimento fluido, cioè Arno, il protagonista nuovo, correrà dai tetti e si vedrà proprio scendere sui cornicioni, sugli appigli, e voi praticamente facendo una serie di corse vi ritroverete a terra in un movimento però fluido, senza dover fare quei classici salti da idiota dalla tettoia che cadevi per terra. Quindi un ripensamento totale per permettere un movimento veramente a 360 gradi. Allora, sembra strano spiegarlo perché sembra di essere idioti, però vi garantisco che quando voi effettivamente lo vedete fare, si vede la differenza rispetto agli altri Assassin's Creed, perché veramente in queste fughe vedete salire sul tetto, riscendere in un modo molto credibile. L'altra cosa, ovviamente, i combattimenti, anche in questo caso. Allora, non vi aspettate anche qui miracoli, è sempre legato a un uno contro uno, anche se vi circondano tutti. Quello su cui hanno lavorato è sul renderlo più difficile, perché adesso sembra veramente di più di comandare il protagonista nelle azioni che fa. Io nell'articolo in realtà l'ho riletto, l'ho appena accennato, però la prima grande modifica è che hanno tolto in blocco il concetto del contromossa. Sia la versione che faceva il ralenti, come si vede nel 4, cioè la contromossa e poi devi scegliere quale pulsante spingere per scegliere cosa fare, sia il classica contromossa che uccide istantanea. In verità adesso hanno fatto due tasti frontali, si fa il colpo con la lama, e lui a me ha detto il colpo con l'arma da gittata, ma ho visto che in diversi hanno scritto un colpo più leggero con la lama. Io in realtà l'ho visto fare così e pistolettata. Gli altri due servono per la parata, ma è una parata normale, cioè semplicemente si para il colpo dell'avversario, quindi si può scoprire la sua difesa, ma poi noi dobbiamo colpirlo, oppure la schivata laterale praticamente. Il risultato è che anche in questo caso il combattimento è molto più movimentato, ma soprattutto non ci sono le classiche chain kill o le classiche mosse furbette per far fuori uno dopo l'altro, anellare tutto quanto. Sì, cioè bisogna effettivamente colpire veramente l'avversario o schivarlo al momento giusto, quindi sicuramente l'impatto, noi non l'abbiamo giocato, però l'idea è che ti senti più dentro al movimento effettivo del giocatore. Poi ci sono un sacco di altre piccole aggiuntine. Lo stealth ritorna come modalità da attivare, anzi per la prima volta si vede come modalità da attivare. Adesso proprio con un tasto, con uno dei dorsali, mi sembra il sinistro, si attiva la modalità stealth, quindi Arno va, si accuccia e potrà camminare e potrà camminare in modo più silenzioso, e solamente in quel caso potrà sfruttare le coperture, altrimenti non ci sono più le coperture automatiche agli angoli. Quindi hanno lavorato molto su quell'ambito. In realtà c'è tantissima roba. Tutto il lavoro sugli equipaggiamenti mi ha accennato che praticamente tutto quello che prima si poteva fare con la barca, che naturalmente qui si perde, quindi il potenziamento della Jackdaw, è stato rispostato sul personaggio. Adesso non solo ci sarà un grandissimo lavoro sull'equipaggiamento tutto modificabile e potenziabile, ma per la prima volta ci sarà anche un sistema di skill, cioè Arno sbloccherà delle abilità che purtroppo non mi ha potuto dire in nessun modo, perché saranno probabilmente protagoniste di una prossima presentazione. Io suppongo magari la possibilità di utilizzare due armi piuttosto che scappare più o meno veloce, eccetera eccetera. Però quindi un sistema proprio vero e proprio di abilità da comprare e da sbloccare sul personaggio.
Nulla per quanto riguarda la storia, non si sa sto tizio di chi è figlio, di chi non è figlio, di chi è nipote e tutto il resto. Ah, l'ultimissima cosa interessante, ho chiesto molte informazioni su questa questione del co-op, che non si capiva quanto è co-op e quanto non è co-op. In pratica, lui mi ha detto che tutte le missioni possono essere svolte da un numero differente di giocatori. Cioè la missione ti dirà, quando la vai a scegliere, noi abbiamo visto, ti dice va fatta con 3 giocatori. Poi voi, se volete, potete farla con meno giocatori, semplicemente sarà più difficile, non impossibile ma più difficile. Se siete per qualche motivo in più giocatori, semplicemente una missione non è disponibile, cioè voi non la vedete nel vostro flusso della navigabilità. Okay. Questo perché? Perché lui ha detto non è che fate solo le missioni in coop, ma voi mentre state in giro nel free roaming potete invitare i vostri amici in 4, andare in giro per la città e raccogliere le missioni che ci sono. Lui mi ha detto che per quanto riguarda il puro single player, cioè le missioni da fare da soli, si parla di 15-20 ore di gioco, che non è chiaro se sarà tutta la campagna o solo le side, perché quando gliel'ho chiesto non mi ha voluto rispondere, però ha detto almeno 15-20 ore sono sicuramente da fare completamente soli, però tutto il resto lo potete fare come vi pare andando in giro con gli altri praticamente, quindi un co-op proprio integratissimo. Diverse novità interessanti. Sì, è proprio una svolta. Anche questo ti è piaciuto abbastanza. Tecnicamente è incredibile, proprio c'ha delle cose, è molto sporco, devo dirlo, rispetto soprattutto a The Witcher, aveva un sacco di problemi di compenetrazioni, si era vista anche nella conferenza Ubisoft che entrava nei passanti, un po' di problemi con gli edifici e tutto quanto, però le animazioni incredibili, proprio quando vedete lui che si muove è fuori di testa. Questo passaggio dagli interni agli esterni costante, perché ci sono tantissimi posti in cui si può entrare per attraversare le finestre. È stata una notevole cura negli interni, sì, rispetto al passato. Assolutamente, potete andarci in giro e i dettagli sono elevatissimi. Appena uscite avete questi scorci con centinaia di persone su schermo, ovviamente idiote perché ci mancherebbe altro, però centinaia di persone su schermo, tecnicamente è incredibile. Fra questo e The Witcher veramente hanno fatto un lavoro, cioè si vede, sembrerebbe vedersi la vera next gen. Si incomincia a vedere la vera next gen. Ottimo. Tanto di cappello. Ottimo. Allora, tu raccogli tantissime domande, sì, anche extra sui altri giochi, però vorrei chiedere invece ad Andrea di un altro gioco Nintendo, Yoshi, che ti è piaciuto abbastanza. Quindi cosa hai fatto, cosa hai visto, l'hai incontrato Yoshi per la strada? L'ho incontrato e mi ha detto di salutarti tanto. Grazie. Yoshi Woolly World è il ritorno di questo nuovo capitolo della serie che fino a poco tempo fa, fino all'altro ieri, era conosciuto come Yarn Yoshi, di cui si erano perse un po' le tracce alla fine, perché era parecchio tempo che non ricevevamo aggiornamenti sul titolo. Al Digital Event è stato rivelato nuovamente col titolo definitivo, che è Yoshi's Woolly World, ma probabilmente sarà adattato in italiano dalle nostre parti, come era successo con Kirby e la stoffa dell'eroe. Una citazione non a caso, perché il team è lo stesso, Feel Good si chiama, no, Good Feel. È lo stesso, o comunque molto simile, esattamente come nella stoffa dell'eroe. Infatti anche in questo caso il mondo è creato con questo stile grafico particolarissimo, che si basa sull'utilizzo di fili, di tessuti, ancora di più in Yoshi ci sono questi fili che sono fatti, sembra fatti all'uncinetto, quindi danno proprio una sensazione di morbidezza assoluta. Il fatto che siano passati tutto più o meno 3 anni da Kirby, perché Kirby era uscito a inizio 2011, sì, su Wii, ovviamente questo esce nel 2015 su Wii U, questo lasso di tempo e il miglioramento dell'hardware ha permesso di migliorare ancora questo elemento grafico, che veramente su Wii U è eccezionale. L'HD aiuta tantissimo e dal punto di vista tecnico infatti è intaccabile, bellissimo, ovviamente deve piacere al genere, ma è veramente... Tu l'hai provato? L'ho provato, sì, l'ho giocato, ci sono tre livelli demo, li ho fatti tutti, non è che ci voglia moltissimo. E la cosa interessante è che diciamo il gioco è tarato con un livello di difficoltà molto molto basso, ma non è tanto un difetto quanto una decisione consapevole, perché vuole essere i programmatori vogliono che il target sia il più ampio possibile e che il gioco venga apprezzato nella maniera appunto non
strettamente competitiva o legata appunto all'elemento della difficoltà, quanto piuttosto semplicemente al piacere della progressione ai collezionabili, no? Nel senso ci sono gli strati di collezione. Esatto, ma ad andare avanti all'interno di questa avventura senza più di tanto curarsi di morire, di stare attenti a elementi del genere. È proprio un'esperienza molto rilassante che può essere apprezzata un po' da tutta la famiglia, comunque magari dal giocatore tra virgolette esperto e anche uno meno esperto, soprattutto perché c'è questa componente multiplayer a due giocatori che anche in questo caso richiama quella già presente nella stoffa dell'eroe, che aiuta molto a migliorare un po' il ritmo di gioco e il divertimento, perché se in single player, come ho scritto nell'articolo, questa estrema facilità potrebbe venire un pochino a noia magari sul lungo periodo, in multiplayer questo aspetto si alleggerisce parecchio, perché l'elemento cooperativo e anche leggermente competitivo per una serie di elementi, incluso il fatto di potersi mettere il bastone tra le ruote perché un Kirby può ingoiare l'altro e farlo diventare un uovo da sparare, eccetera, insomma ci si può rompere le palle abbastanza in maniera molto divertente, e tutto ciò contribuisce a creare un gioco che a me è piaciuto tanto e che sta benissimo all'interno sia all'interno di una piattaforma Nintendo sia all'interno dell'offerta di Wii U, che parte da uno Yoshi di questo tipo e arriva fino al Bayonetta, allo Xenoblade Chronicles, quindi diciamo che si sta diversificando abbastanza. Esatto. Senti, a te quello 3DS era piaciuto? Perché ha avuto pareri contrastanti. L'ultimo non mi è piaciuto. Quindi questo comunque non ti sembra di essere di quella pasta? È tutto un altro team, fortunatamente. Okay. Un altro team, decisamente. E si vede che anche l'impegno di Nintendo e l'interesse di Nintendo è diverso rispetto a quello per il 3DS. Allora Pierpaolo, siccome abbiamo qualche altro minuto, andiamo a cannone sulle domande, allora, sia sui nostri giochi che altri. Chiedevano, visto che c'era Palmisano, per il titolo del 3DS di questa sera, se sappiamo qualcosa. Non si sa ancora quale potrebbe essere. Molti dicono potrebbe essere Monster Hunter. Monster Hunter oppure Majora Mask 3D, dicono anche. Non sappiamo allora, nulla assoluto. Consideriamo che Nintendo si sta divertendo parecchio a frammentare questo E3, a frammentare gli annunci durante questo E3. Il fatto di non avere la conferenza unica, che per forza di cose deve essere il più densa possibile e per non scontentare il pubblico che la segue, per non dar vita a tutte le critiche che naturalmente escono sempre a conferenza finita, in questo caso il fatto di avere un digital event piuttosto breve e compatto, la possibilità di fare di portare avanti degli altri piccoli eventi come Treehouse, come gli annunci via YouTube eccetera sul canale di Nintendo, hanno consentito alla compagnia di frammentare davvero questo tipo di rivelazioni, al punto che ancora non si sa cosa sia questo titolo misterioso per 3DS. Sappiamo che è un titolo nuovo, grandi titoli nuovi per 3DS fino adesso non sono stati annunciati, quindi c'è la concreta possibilità che sia una sorpresa. Lo scopriremo tra 4 ore. 4 ore, sì. Più o meno. Circa 4 4-5 ore. Sì. 4-5 ore, vai. Allora, ci sono tantissime domande che chiedono. Allora, The Order sembra un pochettino essere rimasta questa cosa che molti continuano a chiedere in proposito, però non ci interessa. C'è partito. Cioè, è piegato, possiamo dire nient'altro. È partito questo dibattito fra Drive Club versus Forza Horizon 2. Fra queste due fazioni, insomma, dicono che Drive Club sembra essere migliorato in un modo incredibile. La gente è rimasta stupefatta da questi effetti di luce e tutto quanto, e chiedevano informazioni in proposito. Drive Club, magari ne parleremo domani in super diretta, che dovrebbe venire Matteo salvo cambiamenti, però c'è già l'articolo pronto a breve e c'è la video anteprima del gioco. Assolutamente a Matteo è piaciuto il titolo, c'è stato un boost importante dal punto di vista tecnologico. Sono due esclusive per Xbox One e PlayStation 4, e quindi alla fine in realtà non vanno manco a scontrarsi, nel senso che gli utenti che hanno PS4 si prenderanno Drive Club e quelli che hanno Xbox One, esatto, Forza Horizon. Destiny molti chiedevano, ma ne abbiamo parlato in diretta, ne parleremo in diretta, c'è la sala giochi. Sì, sì, nel senso, esatto, c'è poco da aggiungere, c'è l'articolo di Antonio, la nostra sala giochi, però ieri l'abbiamo accennato, ci è piaciuto. Volevano sapere, sì, il co-op sulla stessa
macchina. Nell'alfa non c'è, nell'alfa okay, non c'è, il non si capisce. Offline non ne non sappiamo si capisce nulla. Ancora. Potrebbe esserci sempre nell'ottica delle Strike 3. Metal Gear Solid devi ancora vederlo. Metal Gear Solid vado tra poco a vedere il gioco, mezz'ora di presentazione c'è Hideo Kojima e quindi domani in super diretta parleremo anche di quello, poi ci sarà l'articolo. Mario Party 10, se puoi dire qualcosa, molti hanno detto questo annuncio a sorpresa, non si sa nulla. C'è stato un annuncio a sorpresa e ci sono anche le postazioni Totem. Ah. Non l'ho messo tra le priorità sinceramente, ma sicuramente lo tratteremo. Lo tratteremo, sì. Ok, perché poi l'altra è la Super Smash Bros, però di quello abbiamo già scritto, abbiamo già detto tutto quanto. Batman, ovviamente moltissimi chiedevano Batman Arkham Knight, non nessuno di noi l'ha visto perché l'ha visto Fabio, se non ricordo okay. male. Allora domani cercheremo di giocare. Ma parte di noi. No, di noi tre, intendo dire ovviamente. Diciamo che domani potrebbero essere indiziati Fabio e Matteo tra gli ospiti. Però voglio dire già che non era giocabile, sono abbastanza convinto che è una presentazione non giocata praticamente, quindi c'è poco in proposito. Chiedono se ci sono state delle grandi, più di qualcuno, se ci sono state delle super collector's edition annunciate durante la fiera o che abbiamo visto andando in giro per la fiera. No, visto no, annunciate, non è che questa è una fiera di annunci di collector's edition, c'è stato il bundle di Destiny con PlayStation 4 tra le cose più clamorose, esatto, perché si è visto in conferenza Sony, però poi il resto si vedrà. No Man's Sky, più di qualcuno chiedeva ma c'è in fiera o non c'è assolutamente nulla? Per adesso non l'ho visto. Tu non sapevi nulla, tu che avevi contatto con il tizio di No Man's Sky. Non dovrebbe esserci perché molti chiedevano. Sembra essere molto figo tra parentesi, esatto, molti ne chiedevano. Ho un team di così poche persone che fanno quella roba. Hanno trovato, speriamo che hanno davvero trovato la maniera di fare roba procedurale giusta. Figa. E poi qua potrei andare avanti perché nel senso molti si sono lamentati dicendo non si capisce più quando i giochi girano su PC o su Xbox, perché avevo creato questo caso dicendo che avevo visto Assassin's Creed su PC col contrario Xbox One ed è partita la convinzione che ovviamente quello in conferenza Microsoft invidia quello PC. Io se dovessi buttare i miei 5 euro vi direi di sì, dubito che quella era la versione ragazzi, Xbox tanto One. Però è così. Normale, cioè è normale che in fiera mostri la versione migliore, cioè c'è poco da fare, nel senso che devi farlo perché devi dare una buona impressione del gioco. Questo non è sbagliato, magari è sbagliato, esatto, il downgrade di Watch Dogs, ma questo no, perché tu devi proporre al meglio il tuo prodotto, come quando le donne si truccano, esatto, quando sì, noi sì, ci trucchiamo, quindi è normale che non è che te vai in pigiama, no? Quindi mi è piaciuto sulle donne. Devono presentarsi al meglio. Posso sempre, la sostanza è quella più o meno. Vabbè, anche molti ovviamente di The Division, ma credo ne hai parlato ieri con Umberto. No, in realtà le ha visto Umberto. The Division, Umberto. Posso aggiungere, visto che sì, mi ha fatto una capoccia così di questa cosa di The Division, che lui quello che l'ha sorpreso tantissimo è scoprire che in verità è super RPG. Nel senso che lui dice che in realtà le meccaniche non sono da shooter, ma sono da RPG, un po' alla Mass Effect, nel senso che quando si spara al nemico subentra probabilmente un tiro di dadi virtuali e quindi c'è una cosa che comunque ti spiazza completamente quando poi lo vai a vedere, perché tu ti aspetti coperture, esce, spari, in verità quando tu spari il colpo, cioè anche se lo miri potrebbe non arrivargli, perché in verità tu vedi addirittura quanto danno gli stai facendo, un po' tipo anche Borderlands, seppure Borderlands sicuramente è più focalizzato sul fatto di colpirlo, e dice è un mix che comunque dovranno saper far funzionare bene, perché altrimenti rischia di tenere lontani tutti quelli che si aspettano tra 30.000 virgolette un Gears of War super figo free roaming, invece poi alla fine si trovano magari appunto quasi a un Mass Effect, che quindi ti sollevi, spari, ma e subentrano le statistiche, perché ha detto è proprio super RPG, qualsiasi azione che fai prendi l'esperienza di potenze e così via. Praticamente ha detto che è bello, bello senza bellissimo, diventare una cosa incredibile, esatto. L'ultimo paio di domande, se c'è qualcosa di carino. Allora, molti chiedono ovviamente i soliti dibattiti, visto che abbiamo parlato di Bloodborne, The Witcher, il frame al secondo, ma io non ero lì con la macchinetta, allora, a contarli. Bloodborne si vedeva che invece si vedeva che era in sviluppo, l'ho scritto anche nell'articolo, andava sotto i 30 frame al secondo tranquillamente, in grande libertà, anche 15, allora, però quello è un problema, non un problema, perché anche Dark Souls sì, andava, esatto, a 5 frame le prime build, quindi non che poi col finale sia andato a 60, però, però PC, sicuramente però adesso abbiamo la next gen, si spera, esatto, che si vada un po' meglio. Allora, The Witcher e Assassin's Creed erano stabilissimi, io non credo a 60, credo entrambi a 30, non scattava nessuno dei due, entrambi un po' mostravano del tearing, quello sì, che però forse girava, cioè girava su PC, invece sì, Bloodborne girava sicuro su PS4, console, ok, quindi boh, valla a sapere, cioè, però ecco, non è che stiamo lì a conteggiare, dubito che tutti questi titoli riescano a 60. Vabbè, dubito, sì, molto, no, fortemente, no, su console a 30 la grandissima. Allora, direi che ci siamo. Come sempre vi invito a fare like al nostro canale su Twitch, così vi arrivano le notifiche della super diretta. Noi torniamo domani con l'ultima super diretta qui dalla conferenza nostra, meeting room, ma la penultima di Los Angeles. Poi avremo quella in casa, tutta la redazione insieme, e forse la pausa caffè Italia-Inghilterra, se troviamo dove vederla.
Domani vi faremo ancora una volta votare i titoli che volete vedere in diretta, parlare in diretta. Noi invece stacchiamo adesso, però in realtà fra pochi minuti, fra 10 minuti abbondanti, quindi alle 22 da voi, torneranno i Pampers, si risponderanno ai loro fan, anche ai nostri fan, quindi... Anche potete, ai vostri fan. Ai vostri fan, a voi stessi. Anche ai fan di qualcun altro. A loro stessi, parleranno dei fan degli altri youtuber, quindi 10 minuti di pausa. Grazie Alessandro Regia, Pierpaolo e Fabio, ci vediamo noi domani in Super Diretta. Ciao.
com'è, una merda. Ho detto delle frasi bellissime quando non mi sentivate. un minuto e iniziamo. Vado a trovare il nano malefico che è arrivato. Un minuto, iniziamo. Mi metto al posto tuo, La risposta? No, sì, ora che mi sono in Italia. Che? Le 7. Le 9. Le 9? Sì, le 9. Le 10. Ma se noi scriviamo un chat, tutti vedono che la scrive tutti lei. Sì. Quello non te lo posso cambiare. Perfetto. Però puoi fare il logout e loggarti con tu, ma ti fa tanta cosa. Ti dovresti fare account, non saresti moderatore, poi non ha senso. Mi guardi così e poi mi levo dal cazzo? No, stavo guardando il tuo panino. Ma è una merda. Sembra bello, ma è una merda. No, cazzo, sono arrivati, è finita la parte divertente. No, mi sono anche scocciolato. Allora, devi dare l'audio, cosa senti? Pampers at work? Ah, c'è una sigletta? Bomba. Perdonami, io mi sono fatto tutto il computer. I Pampers non fanno ridere. Bene, io credo che siamo in live, perché qui c'è, come al solito, un ritardo di 30-40 secondi, quindi quello che diciamo adesso l'abbiamo già detto 40 secondi fa, quindi è tutta una truffa, siete in un Matrix in cui noi vi rubiamo l'anima. Bene. Beh, facciamo la sigletta? Sì, sigletta in inglese, vediamo se il mio inglese è migliorato. If you wanna know why the sky's blue, there are pampers. In LA. If you don't know why she loves you, there are pampers in LA. For everything you don't know, don't think about your clothes, fucking bloody freaksers. There are pampers. Okay. In LA. Benvenuti a questo Ci sono i Pampers live a Los Angeles alle 3, il secondo giorno. Mi raccomando, spammate su Facebook la nostra immagine che abbiamo messo su Facebook, così tutta la gente del mondo viene in questa live e su Twitch e ci abbracciamo e rispondiamo alle domande che ci fate. Quindi siamo qua per rispondere alle domande, iniziamo subito. Iniziamo subito. Cosa succede nel futuro? Tipo Luca si piglia uno schiaffo. Ah, yeah. Sono un cacchio di previsore del futuro immediato. I minimali, quanto danno fastidio. I mali, ma poco. Questi. I minimalisti. Allora... Andrea, Luca, state usando un Pampers? Hai voglia di morire? Un attimo, mori 10 minuti, noi poi torniamo da te. Perché toccano sempre a noi italiane queste disgrazie? Ma Emanuele, ti consiglio di andare su YouPorn invece di stare su Twitch mentre ci siamo. Ma noi. Emanuele italiane, boh, magari voleva scrivere italiani, oppure Emanuele ha fatto l'operazione. Ok. Mia sorella ha fatto il compleanno, gli potete fare gli auguri? Ciao Fabiana, auguri, tanti auguri a Fabiana. Tanti auguri. Avete mai visto Gianni Ciano nudo? Sì, e il suo pisello dice grazie. Improvvisate una canzone? Improvvisa una canzone. Siamo tutti qua alle 3 stamattina perché c'è la chat con la pagina carina e siamo a rispondere tutte quante le domande perché Luca non ha cambiato le mutande. Io! Come on, yo, tocca a te! Io! E questa è la mia parte. Beh, questa era tutto quello, rispondi, leggi una domanda che poi risponde. Dove hai comprato l'adesivo di Biancaneve? Diglielo. L'ho comprato a Disneyland. A parte che è mio e me l'ha regalato una ragazza, che saluto. Una ragazza, ciao, che saluto. Ciao ragazza che mi ha regalato l'adesivo di Biancaneve. Se metti le domande? Sì, di sono d'accordo. Intanto intrattengo con... la mia verve comica, che questa mattina l'ho lasciata a Ciampino. Mi sono svegliato tipo zombie oggi. Sì, sono circa 2 anni che è a Ciampino la sua verve comica. Sì, ma oggi più a Ciampino del sole, più a Ciampino centro. Allora, faccio brutte, ciao, ma se un'arancia cade
se un'arancia cade e chiede a un'altra arancia di aiutarla e l'altra arancia dice no, aranciati, come finisce l'altra arancia? Ma quale? Quella che dice aranciati? No, l'altra. Quella che cade che, a cui viene detto aranciati, come finisce? Dipende se spremuta. Si è spremuta o se si è aranciata, spremuta. Comunque ha un sangue arancido. Vi siete mai fatti una fan? Sì. Sì. È per questo che facciamo questo lavoro. No, non è vero. Che piccolezza. Che pazienza. Io me ne vado. Ce l'ho duro. Allora, quando non si sa cosa dire, entra Charlie con il suo... Allora, qual è il gioco che vi è piaciuto di più di tutte le conferenze? Oh, così parliamo anche di videogiochi. Parliamo di videogiochi? In assoluto Assassin's Creed, perché io sono un fan di Assassin's Creed, sono un popular mainstream title games. No, invece il gioco che mi è piaciuto di più di tutti è Step Up. No. Ma perché? Sì, Step Up, Shape Up, mi sono confuso. Step Up è un film. Sì, infatti, Shape Up, perché fai esercizio mentre... E poi l'ho battuto in una gara a squat. È vero che avete incontrato Beppe Grillo, ma come fate a sapere? No, comunque, non l'abbiamo incontrato. Cosa dici? Ma c'è Beppe Grillo qua? C'è Beppe Grillo alle 3? Quattro volte. Ma ci prendono per il culo. Sembra che ci sia Beppe Grillo alle 3. Perché ci sarà... Siete fidanzati? No, no. Questo era importante rispondere. Sì, 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 ci teniamo a precisarlo. Meglio Belen o la Francini? Beh, è come dire, meglio Avatar o... Ci sono i pup. Ci sono i pup. È classico. Luca, ma ti sei perso la valigia che ha gli stessi vestiti di ieri? Brava. Ma perché non l'avete visto lunedì e domenica? No, era uguale. Io voglio specificare questa cosa, perché poi anche perché poi nei video che metteremo sembra che li abbiamo fatti lo stesso giorno. Sono in giorni diversi, solo che sono vestito uguale perché stanotte ho dormito fuori e purtroppo non ho potuto cambiarmi. No, guarda, non ti ascoltavo le tue scuse inutili quando c'hai le ascelle che camminano. Come fa a non piacervi The Witcher? No, non abbiamo detto. Tu hai detto che non ti piace The Witcher? No, mi piace. No, The ci Witcher. Piace The Witcher. Ah, abbiamo no, solo detto nella conferenza. Nel post conferenza hai detto che The Witcher non ti piace. Ah, ho detto in generale un discorso sui giochi di ruolo. Invece The Witcher a me piace molto, in realtà, perché i giochi di ruolo sono i miei preferiti. Come fate ad avere dei fans? Non lo so. Me lo chiedo tutti i giorni. Io voglio che tu, Vitto underscore 2, subisca un attacco di orchite. Ma no, poverino, la domanda lecita. Li paghiamo comunque. Vabbè, però l'orchite mi piaceva mandartela lo stesso. Perché le ragazze serie beccano sempre i tipi stronzi e le ragazze stronze i tipi seri? Non lo so, però nel dubbio, sì, stronzo. Raccontate una barzelletta? Basta, cambia, perché l'abbiamo già fatta ieri quella che fai sempre. Cambia, raccontami un'altra. Due cassaforti si incontrano. Che combinazione. Ma dice sempre quella. Due ne ho, ne una bella io. Un cieco passa davanti una pescheria, si gira e fa: ciao ragazze. È una merda. Oh, scusa, ho ucciso Luca. Ho ucciso Luca. Ciao Pampers. Ciao. Venite ospiti da me in radio? La famosa radio DJ Tuppu. Mi spiace, devo andare a fare la spesa. C'ho da annaffiare Basilico, DJ Tuppu. Guarda, non mi ricordo, ma non posso prendere. Qualcuno di voi due fuma? Non me lo ricordo, ma li prenderò da lì. Io no. Io no. È bello che quando dico io no è perché c'è uno che probabilmente sì, ma poi Luca dice io no. No, no, non fumo. Perché i genitori non lo sanno ancora, non so come dirglielo. Voleva evitare che la mamma lo scoprisse su Twitch. Perché la mamma è sempre su Twitch, la mamma di Luca. Spycar a Los Angeles, non possiamo guidare la macchina perché qui hanno fatto intestazioni questi qua di multiplayer un po' strane, che solo gli eletti che hanno il comando, che possono cambiare il mondo, possono guidare le macchine. Quindi no, non possiamo fare uno spycar in macchina. Salutate il mio gatto Tommy. Miau! Ciao Tommy. No, no, così non capisce. C'è un lag. Intanto si è impallata qua, ma di là continua, a posto, sì. Non ci sta fregando. Sembra continuare o... Dove avete trovato Charlie? L'abbiamo trovato. Sono io che ho trovato lui. Non è vero, l'abbiamo trovato al marmottile. Li ho trovati io, lui. Era lì abbandonato.
tra tutte le altre marmotte era quello malato, timido, e noi l'abbiamo adottato subito. Ah, ok, perfetto. È arrivato Pierpaolo, l'omino, l'omino delle soluzioni, l'uomo dai capelli difettosi, ma dai mille segreti. Salutate Poli. Ciao Poli. Perché le mucche mangiano l'erba ma non sono verdi? Quindi cosa vuol dire? Che mangiano solo... Tu bevi acqua, non sei trasparente, sbaglio? Se sei trasparente dillo, magari sei qui. Ciao! Città di cazzo! Sei divertente. Oggi sì, mi è spuntato un po' di... Mi sento farcito, ma c'è qualcuno dietro, tipo. Allora, quali sono le vostre serie TV preferite? Allora, Walking Dead e Scrubs. Io dico queste. Quindi e basta. Poi però sei andato su quelle di nicchia. Cioè, a me quelle che non piacciono a nessuno. Gli zombie, wow. Ma che Zombie, morsichiamo. Tutti zombie, fa schifo. Dai, critica Walking Dead, così ti fai amare. No, da tutto il mondo. Non critico, cretino. È un gusto. Walking Dead non mi piace perché sembra che ti prendano in giro. Almeno a questa a stagione qua. Fanno delle frasi lunghe miliardi di chilometri. E cosa ti piace a te? Sto guardando te che picchi l'aria, fa molto ridere. Perché ripeto il segnale in realtà. E a me piace molto Californication. Solo perché certo, sono qua certo. In California. Lui che prende il supereroe della gnagna che appena ne parla sulla tromba. Qualunquista, bravo. Poi Breaking Bad mi piace. Certo, molto. Certo, la droga. Sì, la droga che accomuna tutti, bravo. Mi piace True Detective che me l'ha proprio suggerito. Certo, certo. Multiplayer. Intrighi, casi, detective, bravo, bravo. Cos'è? Se non ci sono hai zombie. Hai dei gusti difficili. Comunque vedo. Non ci sono zombie. Ma vai a cagare. E poi mi piace Naruto. Certo, certo. Naruti mi piacciono i Griffin. Beh, vabbè, sì, Griffin sì. Tutta la vita. Luca, tua madre è buona? No. No, ma non dirlo che c'è sempre tua mamma su Twitch. Che poi, lo so, vabbè. Oltre che fumi, scopre anche che. Era una bella ragazza da giovane, adesso ha la sua età e quindi non la riterrei buona. Cioè, poi per il resto, voglio dire. Però è una puttana. Oddio, questa. Vi prego, registrate la Charlie che dà della... Ok, va bene. Da quanto tempo che vi conoscete? Sicuramente troppo, ma almeno da 25 anni. Si possono comprare facilmente armi a Los Angeles? Se sì, una bella roulette russa in diretta. Sapete, avete... Se si possono comprare? Armi. Avete una rivoltella a portata? Una rivoltella, Iodice, quasi francese. Una Iodice, rivoltella. Hai una lama nascosta anche. Certo che c'è una lama nascosta. La punta è tondeggiata. Roulette russa, in una c'ho la lama, in una no. chissà che sfiga. Questa. Ok. Siete bellissimi. Piaciuta la barzelletta? Quale? Perché siamo bellissimi. Vaffanculo. Stiamo alzando il livello di questa. Di questa. Tra l'altro siamo aumentati, Siamo partiti a 400 cristiani, siamo arrivati a 800, 104. Puntiamo al 1000 ragazzi, puntiamo al 1000. Dite su Facebook che siamo qua a picchiarci. Cosa fate a LA quando non siete in diretta? Siamo qui, spegniamo solo la camera e stiamo 23 ore e mezza qui aspettando che si attivi. Perché le marmotte bevono l'antigelo? Pigliati il mio antigelo. Si vede qualcosa? Sì, li vedo divertiti dietro lo schermo. Vabbè. Si stanno preparando un biberone di cianuro americano. Luca, me lo presenterai l'amico con cui eri in centro il 2 giugno? Vabbè, il vostro... Ma cosa facevo io il 2 giugno? Sì, non eri neanche nato il 2 giugno. Il vostro cartone preferito? Dragon Ball Z. Sì. Giusto per essere anche qui. Originali. Cosa fate la notte? L'ho già detto, siamo qua. Ma questo è lo studio di Brothers? Ci assomiglia, bravo, vedo che hai occhio e sei anche esperto. Complimenti. Sì, perché hai tutta la mia stima. Questa Biancaneve è un po' Brothers, obiettivamente. Ma perché? Perché ogni cosa è Brothers. Cioè, se vedi Biancaneve che sta così, può essere Brother perché sta... Sì, dai, abbiamo capito.
perché hai gli occhiali da sole? Perché? Perché me li hanno rubati, sono miei. Sì, li hai. Non lo so, li tolgo se ti sto sul culo. Però, vabbè. Geg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 e 1, 2, 3. A che età avete perso la verginità? Front o retro? Allora, front a 14. Quindi. Vabbè, quando era? Io non l'ho mai perso. Io nell'utero di mia madre. Che trash. Vabbè, vedo che le domande anche non sono. Com'è la vita nella casa insieme agli altri di multiplayer.it? È fantastica! È fantastica! Sono bellissimi i 4 giorni a base di toast. Ci stiamo nutrendo di toast, bacon, banane e vodka e succo d'arancia tutto il giorno e basta. Quindi bene comunque, molto molto bene. Anche se abbiamo una camera, cioè, a sociale, siamo di fianco al bagno di Harry Potter, noi e loro sono nella dependance. No, non è vero. Allora, io sono arrivato adesso, quindi ve l'hanno già chiesto, ma che ore sono? È l'una e un quarto qui 13:15, sì, preciso, perché l'ora è notte. 13:15, scusate. Posso vedere le vostre scarpe? Sì. Le sue sono delle Asics Tiger, le mie sono delle Crocs comprate qua, molto comode. Quanto fanno cagare. Sono molto comode. In che ambientazione vorreste in Assassin's Creed? Giappone con samurai ed assassino ninja? Potrebbe essere, bello. Io mi vedo anche, secondo me fra un po' spunta una delle guerre mondiali comunque. Dici? A occhio così. Sarebbe anche figo in deserto con l'assassino cammello. Cioè? Lui è un cammello e c'ha le gobbe segrete. Che cazzo dici? No, mi faceva ridere il cammello con le lame celate nelle gobbe. Sì, che uccideva i dromedari e gli diceva requescat in pace. Vabbè. Avete deciso di intraprendere questa guerra contro la comicità? La vinceremo e sconfiggeremo la comicità nel mondo. Noi siamo qui per toglierla. Avete provato qualche beta di Assassin's Creed Unity? No, no, perché l'ha provato solo l'omino. Ah, non l'hai provato? No, di provato di fianco, me lo provava. Ah, provato di fianco. No. Ah, sì, c'è un omino che te lo prova per te. Esatto. Sì, e tu puoi dire wow, bello. Cos'è? Vai a destra, adesso. La Nigri l'avete incontrata? No. No. Qualcuno ha incontrato la Nigri? No, io non l'ho incontrata, no. Sai che non c'è, forse. Potrebbe essere nei bagni. Cos'è quel robo nero dietro Andrea? La batteria tutta. Quale robo? Fate un video con Michael Trevor Franklin di GTA 5 a Los Angeles? No, perché loro sono di Los Santos. Vediamo un attimo un lag, però magari le domande ci arrivano lo stesso, quindi continuiamo a rispondere. Quante donne hai avuto? Ma una trentina, così tante. No, era di Trento. Questa mi ha fatto molto ridere. Dentro anche a me. Sì. Per il prossimo attimo, Assassin's Creed lo voglio con Charlie, va bene. Di cosa sa l'ombelico di Andrea? Avanti. Di merda. Vai, basta. Vietiamo la parola merda. Sì, basta. Pipì, cacca. Vabbè, tutti i sinonimi. Tua madre. Quindi sì, tutti i sinonimi del mestiere più antico del mondo. Tutti. E tutte le cose schifose, non possiamo più dire nulla. Ok. Ok, perché ci seguono dei ragazzi. Di cioccolato. Perfetto. Che merda. Perché i capelli di Pierpaolo sono timidi, ci chiedono. E sì, che hanno paura di uscire. Perché sono così. Perché sono così, perché è indole, è personalità. C'è chi ce l'ha più estroversi e chi più introversi. Esatto, c'è chi l'ha più estroversi e chi più introversi ci suggerisce. Andrea, te la sbatti? No, abbiamo detto niente cose volgari. Luca, dici una frase come Luca lo zombie. Dici qualcosa come Luca the zombie. Ciao. Come state? Siamo qua alle 3, ci sono tanti giochi sugli zombie e vedo tanti miei parenti morire.
Aspetta che abbiamo... Luca, sei gay? Grazie per avermelo chiesto. No! C'è questa leggenda nel mondo che io lo sia. È lui quello che tende a essere no, gay. Devo dire che tu lui l'hai... fra 5 anni è gay, io no. Vabbè, non occuparti dei miei affari. Tu ogni tanto l'hai dato delle sensazioni, dei sentori. L'hai anche detto. Madonna che schifo. Aspetta che... Mi piace quando sei cattivo con me. È cresciato tutto. È cresciato un sito. Impossibile. Non ci arrivano più le vostre domande. Non ci arrivano più le vostre domande, però te ne faccio io. Dai. Pampers, cosa farete tornati in Italia? Ma guarda, abbiamo qualche... Ah, che culo, cioè non più... Luca, sei bellissimo, perché dicono che sei gay? Il comico migliore di Colorado. Chi? Pintus. Pintus. Cinti. Cintilla. Pucci. Farina. Imitate Pintus che vi imita? A pezzia? No, quello è Pintus che imita Pizzu. Ma Pintus non ci ha mai imitato. No, infatti, però tra l'altro se ci imita ci fa talmente bene che è così, quindi è come non dire niente. Ah. Giusto? Vabbè, era un inception di imitazioni, come Charlie che imita Pintus che imita Pizzu. A pezzia, ce l'ho duro! Vogliamo una frase in inglese da tutte e due che abbia un senso compiuto. Hi Luke, how are you? Fine, thanks, and you? Fine, the pen, where is? It's on the table. I don't think so, it's under the table, look at this. It's under the table, like your man. You cannot say that word and I don't see any pen under the table. Oh, that's been, I mean, misunderstood, I suppose. No, it's your mistake, little motherfucker. Okay. Perché Luca continua a... È un tic, ce l'ha così. Ha rotolo questo stesso ciuffo da 26 anni. Ciuffo, ciocco. Avete giocato a qualcosa alle 3 o siete stati solo a cagare? No, abbiamo giocato a qualcosa. Abbiamo giocato a Street Fighter oggi. A Street Fighter, abbiamo giocato a Splatoon, abbiamo giocato a Shape Up, abbiamo giocato a Destiny. Tra l'altro andatevi a vedere il video che abbiamo fatto su YouTube. No, ci dicono di no perché è troppo dissacrante. Ci sono la redazione di Destiny che ci sta odiando. Non andate a vedere quel video, vi prego, se c'è un'altra visita in più ci ammazzano. Esatto. Abbiamo giocato poi e basta. Abbiamo giocato minigiochi anche perché no, abbiamo giocato dovevamo anche... fare un po' di video, quindi non abbiamo tanto giocato, ma li abbiamo visti tutti. E le partite dell'Italia le guarderete a Los Angeles? Farete i live? Sì, faremo i live, cioè no, non faremo i live, faremo la registrazione della diretta di noi che lo guardiamo e il giorno dopo mettiamo il montato, se no 90 minuti di live sono quasi noiose come questi 20 minuti di live qua che stiamo facendo. E comunque no, le guarderemo in Italia. Visto che siete... A parte questa. Cosa? Che è domani o dopodomani. No, la prima è il 14, no? Ah, allora la guardiamo... Mezzanotte in Italia, quindi noi dovremmo essere già tornati. La guardiamo dall'aereo. Qua è di nuovo bloccato. Vuoi farmi altre domande? Dicevi progetti per il futuro? Beh, quest'inverno partiremo con una... tournée teatrale, abbiamo deciso questa cosa qua. Sì. E tante robe, tantissime robe di cui non si sa ancora la fuoriuscita, il quando, il perché, il se uscirà, ma tantissime cose. Ma soprattutto il perché. PS3 o Xbox 360? Io Xbox 360. Io PS3. Io Xbox 360 perché adesso mi attirerò la gente che mi picchia. Trovo molto più comodi i joypad, i controller. Io non so cosa dire, li trovo più human friendly. E non c'è niente da fare. Il mio joypad preferito in assoluto era quello del GameCube, che proprio sembrava di affondare le mani ed era comodissimo. Quello dell'Xbox un po' me lo ricorda. Quello della Play sembra sempre di... Cioè, va bene che è il primo e quindi tutti ci si sono affezionati, triangolo, cerchio, quadrato, X, però... Ma PS3 e basta, non ho una motivazione, mi piace di più. Va bene. Appello. Andrea, ma sei ciccio paciccio, ciccio sparaciccio? Un po' sì, perché da quando mangio toast di multiplayer con sottilette... Che bella domanda questa, cosa volete fare da grandi? Tu cosa vuoi fare? Io voglio aprire un negozio di dischi. No, io da grandi davvero non voglio fare niente, cioè...
voglio fare un sacco di cose finché sono normale, e poi quando divento grande non farò niente. Cioè, è il sogno di tutti, no? Ah sì, tipo andare a vivere alla Hawaii. Io da grande voglio andare a vivere alla Hawaii, bere cocco, cocktail di cocco caraibico con sangue di foglie, perché sono animalista. Se uno nasce in Emilia Romagna, emiliano romagnolo è emiliano. Emilio romagnolo? No, quello se si chiama Emilio. Certo. Ma se uno nasce... Ah no, è lo stesso. Chi vince i mondiali? Per me l'Iran. Per me l'Italia. Ho scommesso. Hai scommesso sull'Italia? Quanto hai scommesso? Vedo che segui i tuoi portafogli. Luca, perché non ti ripari i pantaloni con il buco? Sei bellissimo. Ma devo ripararli con il buco o riparare il buco dei pantaloni? Si specifica, grazie. Comunque grazie per il bellissimo, anche tu. Conoscete Favi J? Non di persona. Di fama, ci siamo sentiti, ci siamo scritti, non ci siamo mai toccati. Non ci siamo mai toccati. Fai Favi J? Alla fine. Ok. Certo. Questo è epico. Per il tour teatrali verrete anche a Cagliari? Sì. Sì. Sai che credo di sì? E Cagliari sì. È rimasto qualcuno della diretta At Work? Sì, sono tutti qua. Sono tutti qua? Sono tutti qua perché sono ammaliati da questo nostro, da questa nostra direttona. Facciamo il gioco zitto coglione. Sì. Sì, mancano 4 minuti alla chiusura di questo Ci sono i Pampers Live, quindi faremo un conto alla rovescia. C'è una domanda per te. Ragazzi, avete mai giocato a Kingdom Hearts? Beh, tutta la vita, li ho giocati tutti e due, quelli per la PlayStation, e finiti in ogni possibile modo che si potevano finire. Cioè non c'è più niente, dovevano programmare qualcos'altro per farmi non finire Kingdom Hearts. Mi fate un augurio per gli esami di terza media di italiano. Vabbè, italiano scritto appositamente errante. Beh, auguri di terza media, ma non so, cioè, esistono degli esami. Cos'è un ma bisogna giocare alla settimana? Non l'hanno tolto l'esame di terza media. Cos'è l'esame di terza media? Tesoro che hai scritto, Just Robin, scrivici in che cosa consiste un esame di terza media che non ce lo ricordiamo. Intanto, visto che siamo alla fine, spieghiamo cos'è il gioco zitto coglione. Noi faremo un conto alla rovescia, diciamo da 10. Ah, aspetta, dirò il conto alla rovescia, ma lo facciamo anche in chat. Scriverò, verrete tipo, adesso io scrivo una cosa con ciao, siamo i Pampers, e verrà scritto, aspetta, perché non va? Non funziona. Eh no, però è importante, perché volevo... Comunque, vi verrà scritto dall'account multiplayer un countdown. Arrivati a zero, dopo lo zero... Nessuno tutti può più scrivere. Zitti. Il primo che scrive, voi preparate tutte le frasi, gli diciamo zitto coglione, ok? E arrivano... Ieri, tipo un Loris, si è preso tipo 1400 zitto coglione in un attimo. E questa cosa è fantastica, sì, perché fa sentire tutti bravi e lui un coglione. Quindi è una cosa che ci ispira molto. In questo momento abbiamo perso il wifi tutto. Staccato. Ah, benissimo. È successo solo a me? No, anch'io non ho. No, ah, giusto. Però siamo online. Sì, sì. Però siamo. Ok, zitti quindi... tutti. Zitti tutti. C'è il modem che ci sta dicendo zitto coglione, a quanto pare. È esploso il wifi del coso. Non abbiamo purtroppo una... No, aspetta, abbiamo... Direct. Non abbiamo... C'è un modo di continuare? Curioso, no. Senza wifi. È esploso il wifi delle tre, probabilmente è un'invasione di zombie, visto che da queste parti ce ne sono pochi, insomma. Cioè abbiamo l'Air che non ha il cavo Ethernet. Allora, proviamo ancora... È caduto a tutti. Ok, caduto a tutti, quindi per fare il zitto coglione non lo faremo in chat, lo facciamo. Posso venire lì? Ah, possiamo venire lì. Ci spostiamo soltanto per il zitto coglione, ragazzi. Preparatevi. Allora, adesso faremo, come ho detto, un bel countdown da 10 a 10 a 0. Che devo mettere questo qua? Arriva da Jack Spoon, però, vero?
Jack Spoon è l'account, vero? Sì. Allora, vi arriverà da Jack Spoon. Oddio santo. Aspetta. Scusate, problemi tecnici oggi. Problemi tecnici, però questo zitto coglione, allora. Va fatto. Siamo. Dai. Tieni questo fuori dalla tastiera. Allora. Allora. Siamo i Pampers. Il messaggio arriverà da Jack Spoon. Arriverà da Jack Spoon. Quindi, dopo lo zero, tutti zitti, eh. E non. Aspetta, facciamo. In pratica siamo a. 10. 9. No, perché loro lo vedono molto dopo. Cioè, loro lo vedono adesso. Quindi proviamo. Preparate tutti uno zitto coglione e vediamo chi è. Epico. Ah, non mi fa mandare. Sto scrivendo troppo veloce. Sarò di nuovo. Potrò di nuovo scrivere messaggi fra un minuto. Bella cagata. Aspetta. No. Vediamo se non ce la facciamo oggi. Oggi è ragazzi, complessissimo. Questo, questo coglione ha ad attendere. Aspetta. Questo coglione deve attendere. Il gioco che ci è piaciuto di più abbiamo già detto che è Assassin's Creed. Uno mi ha chiesto se tu dovessi tornare piccolo e volessi farti qualche domanda, cosa ti chiederesti? Nel senso, torno piccolo e a me grande fare delle domande. Esatto. Io da grande, da me grande a me piccolo consiglierei a 3 anni di iniziare a ballare, a suonare uno strumento e sì, a giocare a beach volley. Suonate uno strumento, bravo. E ok, ciao. Siamo i Pampers. Adesso dovrebbe arrivarvi da multiplayer. Perfetto. Quindi Jackson è morto. Quindi facciamo questo benedetto conto alla rovescia per dare del coglione a un poveraccio. Esatto, ci siamo. Cosa ne pensate dei nuovi giochi dei Pokémon? L'abbiamo detto in una conferenza che sono, andranno avanti finché non finiranno i colori e i materiali, immagino, i Pokémon. È partito il countdown nel mentre. Esatto, 4. Non è 4, siamo a 8. 3. Ma no. Attenzione. Ci siamo quasi, faccio un po' di suspense per. No, no, non l'ho ancora messo lo zero. Guarda che bello, è fantastico. È partito. È fantastico. No, vabbè, non l'avevo messo lo zero. Non l'avevo messo lo zero. Vabbè, era l'uno per loro. Per loro, dopo l'uno. Allora, andiamo a vedere chi è il coglione dopo l'uno. Nel mentre metto uno zero così a caso. Allora, il vincitore il vinci... è... No. Stoppati, per favore. Schiaccia. Ha cancellato il messaggio. No, se scherzi su. Dave Auditore. Dave Auditore e Sai Som sono i nostri due coglioni di oggi. Quindi salutiamo Dave Auditore. Ciao Sai Dave Som Auditore, e... Ezio e Sai Som, siete i nostri coglioni di oggi. Ci vediamo domani. Sembra noi, ma ora. Adesso ci sono altre cose, immagino, dopo. Sì. Super direttone, quindi con gli altri amici della Twerk, grazie per la vostra attenzione. E, ciao a tutti i coglioni e i non, a domani. Ciao. Noi siamo coglioni. Scappate. Sì, perché abbiamo scritto zero dopo. Bravi.